Bonjour mondo, bonjour pazzi, tutto bene oggi? Me lo auguro di cuore. Ero qua così, così, pensando, pensando a tante cose, specialmente che stanno succedendo negli ultimi giorni, fascismo a parte, non è oggi il tema. E sperando che un po' di menti si rinsaviscano, che poi determinate persone hanno l'intelligenza di un portacenere pieno. Quando, per dire, ci fu in Francia degli attacchi, no? Penso che tutti conoscete, no? E furono arrestate queste persone e gli ispettori che li hanno interrogati proprio gli hanno chiesto cosa pensavano dell'Islam o quant'altro e non conoscevano nulla, nulla. Quindi erano persone prese a cazzo, per dire, senza che conoscessero la storia. E io penso che anche queste persone qua siano alla stessa portata. Ma vabbè, come dire, ogni testa è un piccolo mondo e niente. Oddio, mi sento così, boh, rincò. No, dai ragazzi, no. Volevo parlare un po' dei ragazzi di oggi. Ieri mi è capitato di vedere una trasmissione anche molto interessante, no? Dove una persona parlava appunto dei ragazzi di oggi. Che praticamente si annoiano, non hanno interessi a parte la PlayStation o i giochini, speriamo di poter dire questa parola, o i giochini, perché purtroppo, no, anche se da una parte la tecnologia è una cosa utile, una cosa pratica, è una cosa che serve. Dall'altra però io trovo, poi ditemi voi se io mi sbaglio, perché poi c'è gente che ognuno ha i suoi pensieri. Dall'altra trovo che praticamente questa tecnologia abbia un po' rovinato i ragazzi del giorno d'oggi, quelli che sono nati già con il computer in mano. Ed è un peccato. Perché se una volta si usciva ad andare a giocare a nascondino, oppure a un 2-3 stella, oppure giochi da fare con altri amici. Adesso è una desolazione perché si vedono, ma parlo anche dei miei figli, questi ragazzi, magari in quattro in una casa, seduti sul divano. Ognuno perso dentro ai cazzi suoi, proprio come dice Vasco. E cavolo, se ci azzecca con le canzoni. Ed è questa una cosa, secondo me, molto, molto, molto spiacevole, ecco. Perché poi io penso, e ditemi sempre se mi sbaglio, a me piace il confronto e voi lo sapete. Che questi ragazzi crescono, no? Innanzitutto annoiati, perché se non hanno il computer si annoiano, non sanno cosa fare. Vi ricordate i nostri tempi quando andavamo magari a, non so adesso che periodo era, che non so quando ci sono le ciliegie o sugli alberi a rubare le ciliegie o i frutti. Era un divertimento pazzesco. Cose che penso che i giovani d'oggi non le fanno più tanto. Va bene che le generazioni cambiano i modi e
e tutto cambia. Però trovo un po' un peccato, trovo un po' un peccato, ecco, sempre con sti telefonini in mano. Oppure magari la bambina, il bambino di 2 anni e mezzo, pur di non, che non stressi la vita ai genitori, gli picchiano in mano l'iPod con Bingy, Bangy, non mi ricordo più il nome del titolo del cartone che guarda mia nipote alla televisione. Tutti oramai fanno così, no? Io invece trovo, a me piace molto fare cosa. Io ho qui una libreria che è proprio solo per bambini, esclusivamente. Ho già comprato qualche libro per lei, ma libri di istruzione, non di istruzione, istruttivi. Nel senso, non il classico giocattolo che ci gioca un quarto d'ora e poi pam, lo butta lì nella cesta dei giochi, perché hanno una scelta di giochi che è una cosa assurda, ma veramente. Ma questi libri che io ho comprato a lei, no? Il primo libro era un libro praticamente dove praticamente parlava, diceva. Che era piccolina, ancora adesso piccolina, dove diceva questo è il gatto, il cane, e suonavano. Praticamente quando sono entrata l'ultima volta, parlo di un mesetto fa, ero alla ricerca di fargli un regalino, no? E a un certo punto c'era la commessa e poi c'era proprio la proprietaria del bar, scusate, ma io sono rincoglionita, vabbè, non facciateci caso. La proprietaria della libreria che con un entusiasmo, no, mi propose un libro, era grandissimo, proprio, ma tanto, tanto grande, no? E mi spiegò, no? Perché era così entusiasta di questo libro? Praticamente mi spiegò che un bambino, no, di 4-5 anni, o forse anche meno, adesso non lo so, andò lì a spiegargli perché dovevate sapere, ormai sapete che sono quei libri spessi che non si rompono, perché se no dai in mano ad una bambina di 2 anni e mezzo un libro, te lo distrugge in giro di tempo zero. E praticamente ogni pagina parlava di una determinata cosa, no? Allora la prima pagina era la pagina della fattoria, no? Dove c'erano vari animali, varie frutti e così via, no? E la cosa bella è che c'era una condivisione, nel senso con la bimba io mi ritrovai qua, no? Con la mia piccolina qui vicino a me e praticamente a dire dov'è il coniglietto, amore? E lei guardava appunto questo libro che era un libro veramente grande. Ecco nonna, qua. E poi conta 1, 2, no? E poi gli dissi, dov'è la zucca? E per lei era una parola nuova, no? E allora guardava, poi mi guardava e gli dico, ecco amore, questa è la zucca. Quante zucche ci sono? E lei si mise a contare 1, 2, 3, 4, 5 zucche. E fu entusiasta di questo libro. Una cosa meravigliosa, invece di prendere questi marchingegni che dovrebbero secondo me usare solo le persone adulte, no? Ma tante volte anche le persone adulte ne fanno un uso veramente, cioè a un certo punto penso che dovranno mettere dei cartelli, attenzione al palo. Perché io penso che sia già capitato che qualche persona sia finita a picchiare la capoccia addosso a un palo, sempre con questi telefonini in mano,
quando poi vanno in giro magari per la città. Comunque, tornando al libro di mia nipote, questa proprietaria di questa libreria mi spiegò con questa enfasi questo libro che cosa faceva, ma non tanto perché lei, ormai grande, lo avesse letto, perché un bambino, no, molto piccolo, che parlava già bene, gli spiegò che era fantastico perché lui con la mamma, la nonna, così via, praticamente guardavano questo libro e intanto imparava a contare e imparava magari altre cose, no? Poi ovviamente i libri vanno comperati in base all'età, in base poi anche a com'è un bambino. Quindi questo solo per dire, ragazzi, specialmente persone che hanno figli e quant'altro, invece di buttare in mano l'iPad, come si chiama poi, a un ragazzino di 2 anni e mezzo, 3, rendendolo già schiavo di questa tecnologia, godetevi il bambino. Io capisco che la vita è frenetica, il lavoro, la casa e quant'altro, però se avete 5-10 minuti di tempo, mezz'ora al giorno, da dedicare a vostro figlio, nipote, eh? Perché poi voi dovete sapere che io mi sono riscoperta come nonna, perché a me i bambini, nonostante io sia un'educatrice, a me, o abbia lavorato con persone portatrici di handicap, e mi sono riscoperta come nonna perché a me non è che piacciono molto i bambini, nel senso non potrei mai fare un lavoro che si occupa di bambini. Ecco. Però con mia nipote la cosa è diversa. E 2 settimane fa, quando è stata qua, è stata una cosa meravigliosa. Abbiamo giocato a nascondino, gridava, rideva ed è stata una cosa bellissima, ragazzi. Quindi io per questo per dirvi che nei primi 7 anni, si forma il carattere del bambino. Ed è molto importante quello che gli viene trasmesso dai 0 ai 6-7 anni. Perché poi questo sarà quello che sarà un domani. E con tutto questo che ho detto dal cuore di nonna, vi mando un bacio, ragazzi, vi auguro una buona giornata e buongiorno mondo e buongiorno pazzi!